Eurostat i più poveri d'Italia, e soprattutto e anche dall'altra parte del prelievo forzoso che lo Stato opera a seguito dell'accordo che il precedente governo aveva sottoscritto con lo Stato proprio nei confronti delle ex province. Abbiamo trovato e ereditato questi enti che stanno per dichiarare il dissesto. Il prelievo forzoso che opera lo Stato proprio in virtù di quell'accordo è superiore rispetto al contributo che le ex province ricevono. Quindi rimettere in piedi questi enti, come è giusto che sia, perché sono enti intermedi che hanno una funzione importante, ma che di fatto non hanno mai cessato di esercitare le funzioni previste, sono state cancellate, e questo che cosa ha comportato? Ha comportato che lo Stato, che il governo non mandasse più risorse, quindi l'unica regione, la Sicilia, che è uscita fuori dai finanziamenti, con tutti i disastri, strade provinciali, mancanza di servizi e quant'altro, e quindi abbiamo ritenuto doveroso appunto impugnare la legge di bilancio anche per vedere in tavola in sede di trattativa con lo Stato di trovare delle soluzioni che diano quelle risorse che spettano alla Sicilia e che consentono a questa terra e a noi di poter programmare e fare ripartire appunto l'economia. Le ex province sono rimaste un po' nel limbo, ancora non si sa se torneranno nuovamente le ex province con la struttura che c'era prima oppure se rimarranno lì per il consorzio comunale. Guardi, la questione è poi abbastanza delicata, perché le leggi non mai votate da Forza Italia, mai votate dal nostro gruppo, che il governo Crocetta, ma l'Aula e il PD hanno votato, voi sapete qual è stata la conseguenza, cioè di fatto ci sono i liberi consorzi da un lato e le città metropolitane dall'altro. Se verifica il Consiglio dei Ministri, noi abbiamo cercato di rimettere in piedi, quindi con la legge 15, il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge nella parte in cui prevede l'elezione diretta. Quindi noi abbiamo resistito da un lato davanti alla Corte Costituzionale contro l'impugnativa dello Stato, e aspettiamo l'esito dell'udienza che ci sarà davanti alla Corte Costituzionale. Ma dall'altro lato ci rendiamo conto che le province, questa è l'intenzione del governo Musumeci, il presidente Musumeci l'ha ribadito più volte, che le province debbano non solo avere le funzioni proprie delle province, ma vorremmo anche attribuire ulteriori funzioni, specialmente in materia di rifiuti, eliminare tutti questi enti sovrapposti, SRL, ADE, che hanno creato e generato una sorta di confusione, e ridare queste funzioni alle province o alle province in modo tale che i rifiuti non vadano più oltre, non viaggiano per la regione, ma la provincia in ogni ambito provinciale si occupa appunto anche del sistema rifiuti.